Ciao amici di Veggio Italiano, oggi facciamo una bella ricetta che a me piace molto, sono le piadine con i fagioli messicani e erbette raccolte nel mio giardino. Ma passiamo agli ingredienti, abbiamo 200 g di farina, ho scelto quella ai 7 cereali, la provo per la prima volta, un po' di sale e poi ci ho messo un pizzico di bicarbonato. Quelli sono fagioli che ho tenuto a bagno da ieri sera con un po' di rosmarino e poi prenderemo le erbette in giardino. Per l'impasto potete utilizzare anche la macchina del pane o la planetaria. E io preferisco farlo a mano. E allora direte, ma perché ti sei comprato quelle macchine? Perché sto andando dallo psicologo per questo. Ho messo l'impasto a riposo un pochino e adesso vado a accendere il fuoco in giardino e a prendere le erbette sul campo. Per i fagioli messicani sto preparando un soffritto tradizionale con cipolle, carote, ci andrebbe anche il sedano, ma in tempi di quarantena non l'ho trovato, e poi peperoncino e olio extravergine di oliva, ovviamente locale. Ecco qui il soffritto, ho deciso di fare questi fagioli messicani in coccio e ho messo un spargifiamma sotto la pentola perché sono uno psicopatico. Ho raccolto le erbette selvatiche in giardino, c'è di tutto, borragine, diversi tipi di cicoria, mentuccia e altri nomi che non conosco, però so che sono assolutamente commestibili. Ora vado in giardino a mettere i fagioli messicani nel coccio. Ora andiamo in giardino e vi faccio vedere che ho aggiunto i fagioli al soffritto che era pronto. Eccoli qua. Eccoli qua. Con aggiunta di rosmarino. Mentre i fagioli sobbollivano, sobbollono ancora, ho messo una padella in ghisa a riscaldare e dopodiché ci ho aggiunto olio, aglio e peperoncino. E adesso ci vado ad aggiungere le verdure che ho lavato e stirato. Guardate che meraviglia, le erbette appena cotte. Intanto ho diviso l'impasto in due, ci farò due piadine e vado subito a mettere una padella sul fuoco in ghisa perché deve essere molto calda per poterci cuocere le piadine. Incrocio le dita. Ecco la piastra che vi dicevo in ghisa e la seconda piadina in cottura. Ci vuole qualche minuto, non di più, e dovete girarla spesso, eh. E siamo giunti al termine di questa ricetta che a me diverte molto. Abbiamo quindi i fagioli messicani, le erbette di campo raccolte oggi, le due piadine cotte a legna e l'immancabile bicchiere di ottimo rosso della Valle dell'Usignolo qui sotto Sermoneta. Grazie per le visualizzazioni e ricordatevi un like se vi è piaciuta.